Buongiorno ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, nel video di oggi vi porterò praticamente nella mia giornata e vi faccio vedere cosa faccio durante la giornata di oggi. Praticamente sono ancora assonnata. Qua praticamente è nuvoloso, altrimenti andavo al mare. E io sono praticamente assonnata, non ho manco fatto colazione, sono ancora col pigiama. E quindi ci rivediamo dopo. Ecco qua, magia. Mi sono cambiata. Nel frattempo è uscito pure il sole e adesso vado a fare colazione. Per colazione praticamente c'ho il cappuccino, biscotti e una merendina. Ho appena finito di pulire casa, ragazzi, e praticamente mi sono messa in questa posizione perché, ragazzi, mi fa male dappertutto. Voi non potete capire. Ragazzi, sono giorni che mi sto allenando veramente duramente e c'ho un livido dietro il collo. Non sono caduta, però mi si è formato a forza di fare le capriole, da solo mi si è formato, perché io ho la pelle molto delicata. Nel frattempo sto al portatile. Praticamente per vedere se ci sono appunto delle offerte. Scusate, delle offerte che fanno per chi magari deve viaggiare, che mi possono appunto servire se per caso volessi andare o a Isola del Gran Sasso o magari da qualche altra parte, però punto sempre su Isola del Gran Sasso. Ecco, praticamente allora, io mi sono resa conto che ero già iscritta in un sito in cui avevo a disposizione la carta freccia. Io sapevo che la carta freccia praticamente serviva per viaggiare a metà prezzo, però qualcuno mi ha spiegato, mi ha detto no, accumuli solo punti finché non c'hai un biglietto in omaggio. Comunque sia, penso che la carta freccia sia molto comoda, molto utile, perché alla fine se si accumulano punti, poi viaggio appunto senza dover pagare il biglietto, quindi è comodo. Penso che la userò magari se devo fare qualche viaggio. Sono le 7 di sera e praticamente lo so. Cioè, diciamo il pomeriggio sono stata impegnata con la Tendopoli. Chiaramente ve lo spiego a breve che cos'è, una cosa, un evento di Isola del Gran Sasso. Praticamente, siccome c'è questa pandemia, si tiene in modo virtuale. Chiaramente non posso entrare nei particolari perché credo che dovrei fare un video, diciamo, a parte per spiegarvi bene che cos'è. Però è una cosa che coinvolge, diciamo, non solo l'Abruzzo, ma anche fuori. Eccomi ragazzi, mi sono addormentata praticamente, che ero stanchissima, sono proprio crollata e quindi vi saluto qua. Ciao ragazzi.